penserei di fare la predica così stamattina. Le confidenze di Marta per entrare in contemplazione sull'esempio di Santa Teresa d'Avila. Mi immagino che sia Marta a parlarci. Ma credete proprio che io fossi così sciocca da pensare di più a un piatto di capretto arrosto che a Gesù? Quando ritornava da quel covo di vipere che era Gerusalemme, la mia gioia saliva alle stelle. E che facevo? Hai dormito stanotte? Ti vedo calato di peso, che hai? Mangia. E in questi giorni ti hanno ascoltato? Hai trovato un posto tranquillo per riprendere le forze? Ma questa tosse è un po' che ce l'hai? Non mi piace proprio. Come fa le nostre mamme. E io che dovevo fare? Dimenticavo me stessa? La mia stessa anima per occuparmi di lui? Sì, forse ero troppo ingombrante. Occupavo io tutta la scena, quasi non lo lasciavo parlare. Temevo che un giorno o l'altro non sarebbe più tornato da Gerusalemme. Si era fatti troppi nemici. Mia sorella Maria è sempre stata una sognatrice, come ne ho viste tante tra di voi. Lei lo aspettava, ma non sapeva neanche prendergli il mantello e scuoterne la polvere. Le si riempivano subito gli occhi di lui, non diceva né faceva niente, le bastava stare a guardarlo e lasciarlo parlare. Ne era innamorata pazza. Un giorno ha sperperato un capitale di profumo costosissimo per ungergli i piedi. Non si accontentava di lavarglieli. Non si curava di ciò che diceva la gente. Anche lei, come me, aveva paura che prima o poi non sarebbe più tornato. E l'ha proprio indovinata, perché poco dopo non avremmo potuto nemmeno accostarne il cadavere quel giorno nefasto di Parasceve. A me faceva rabbia questa sua calma. Per lei i mestieri di casa si fanno da soli. Lei rimane incantata, ma se non ci fossi io? E quando è morto Lazzaro, sono stata io a reagire subito, a correre incontro a Gesù. Lei era rimasta in casa senza forze, senza speranza. Era stata ferita nell'amore. Quei 4 giorni di sepoltura avevano sepolto anche la sua forza di reagire. Quando Gesù ha visto me, mi ha subito detto di affidarmi a lui e io l'ho fatto. Lui era la forza che mi aveva sempre tenuta in piedi. Ancora una volta era riuscito a tornare da Gerusalemme e mi ha subito detto di chiamare Maria. Sono stata io a dirle: il maestro ti chiama. Mi faceva pena. E Gesù ci ha restituito Lazzaro, ma con quel dono che ha fatto a noi si è firmato la sua condanna. Non lo avremmo più visto dopo quel giorno. Abbiamo pianto tanto assieme quando ci hanno riferito come ce l'hanno ammazzato a Gerusalemme. Era il centro della nostra vita. Io mi affannavo ancora per la casa, ma per chi? Maria restava muta, ma per chi? Ecco, non so se questo dialogo con Marta ci aiuta a sciogliere i nostri tormentoni. Contemplazione o azione? Sicuramente c'è un insegnamento inequivocabile. Tanto l'azione che la contemplazione devono avere al centro Gesù. Nessuno deve occupare la scena. È solo Gesù che la riempie tutta. Noi con le nostre caratteristiche umane, le nostre doti, i nostri modi di essere, gli faremo un posto, quello centrale, ma con qualità diverse. L'importante è che sia Gesù il centro ed è lo Spirito che delinea in noi in maniera originale per ciascuno, per ciascuna, i tratti della sua umanità. È come un artista, un cesellatore, lo Spirito Santo, che ha soltanto il compito di trasformarci in Gesù. Con martello e scalpello forma la figura di Gesù nella nostra vita. Vince le nostre resistenze, orienta i nostri progetti a Lui.
ci conforma a lui in termini assolutamente originali, a seconda della nostra storia, vince le nostre resistenze, orienta i nostri progetti a lui. Si può stare ad agire riempiendo noi la scena o si può stare a contemplare per trattenere. Si deve invece sempre agire e contemplare per amore. Un'azione che non ha al centro Gesù ha il fiato corto. Una contemplazione che si ripiega su se stessa diventa subito sterile, anche per chi la vive. La parte migliore da scegliere è lui. E questo ce lo dobbiamo sempre rinnovare nella coscienza, nei segni, nei gesti, nel programma, nei pensieri e nelle nostre preoccupazioni. Non posso non fare alcun cenno, qualche cenno a Santa Teresa d'Avila nella casa in cui lei ha abitato. Con eccessiva semplificazione, ecco alcune note per conoscere minimamente la vita di questa grande figura di santa. Nella sua vita ha avuto tre periodi importanti. Il primo periodo è quello che precede il suo ingresso in monastero. Dopo una adolescenza ricca di promesse, ma spiritualmente mediocre, Teresa capì di aver trascorso un lungo lasso di tempo in frivolezze, dietro gli ideali cavallereschi di allora, che avevano entusiasmato prima di lei anche un altro spagnolo, il famoso Ignazio di Loyola. All'età di 18 anni cominciò a riflettere sulla sua vocazione, comprendendo di essere ormai giunta a un bivio e di dover scegliere o la vita matrimoniale o la vita claustrale. Opta per la perfezione religiosa. Secondo periodo ha inizio con il suo ingresso nel monastero carmelitano dell'Incarnazione. Aveva fatto la lettura delle lettere di San Girolamo e Teresa nel 1536, all'età di 21 anni, decide di farsi monaca. In convento comincia ad essere favorita di alcune elevate grazie di orazione, ma la tiepidezza spirituale dell'ambiente religioso, la debilitazione fisica e alcune malattie la provocarono per circa 20 anni, le provocarono una assoluta aridità, distrazioni, pene e combattimenti spirituali. Soltanto nel 1554 sperimenta la cosiddetta sua seconda conversione e riprende a sentire la presenza di Dio. Aveva 40 anni. Il Signore comincia ad accordarle numerosissime grazie di orazione che la accompagneranno per tutta la vita. Grazie di unione, epifenomeni mistici, fenomeni corporei miracolosi, rapimenti, fino al famoso matrimonio spirituale. Terzo e ultimo periodo della sua vita, la santa lo impiega per attuare la riforma carmelitana femminile, costituendo nel 1562 la prima comunità di carmelitane scalze, tra virgolette, sono anche quelle invece che sono calzate, e avviando nel 1568 quella maschile, perché ha cominciato a comandare anche i maschi, era talmente decisa, talmente forte, talmente capace di far proposte entusiasmanti, che assieme al suo più prezioso collaboratore San Giovanni della Croce ha cercato di riformare tutti i monasteri di quel tempo legati alla devozione del Carmelo. Dopo pochi anni dalla separazione dall'antico tronco delle calzate, la riforma di Teresa contava numerosi monasteri, centinaia di monache e altrettante fondazioni maschili, con un numero addirittura superiore di frati, più tanti frati che le suore. Teresa percorre le regioni, le strade della Spagna in lungo e in largo, richieste in ogni sorta di situazioni, matrimoni, vendite, acquisti, litigi. Sempre lei. Il suo cammino spirituale è ormai una corsa vittoriosa che termina nel 1582, il 4 di ottobre, giorno della sua nascita al cielo, così si dice quando uno muore. Il giorno successivo, è qui interessante questa nota che delle volte voi non ricordate o non sapete, il giorno successivo per la riforma del calendario operata da Gregorio XIII non è il 5 ottobre ma il 15 di ottobre. Ci avete in mente che a un certo punto hanno dovuto attaccare un po' di giorni perché sono rimasti indietro
e la diversità della Pasqua, per esempio, nostra e quella degli ortodossi è dovuta soltanto a questa stupidata, eh? Non c'è sotto l'idea della fede o di qualcosa di nuovo, è che quelli dicono: noi il calendario l'abbiamo sempre avuto così, resta così, non se ne parla, no? Per quanto riguarda, dopo devo cambiare tutto con la vita civile, figurati che casino, no? Civilmente siamo indietro di 10 giorni, avanti 10 giorni, loro invece religiosamente sono indietro. Va bene, questo per dirvi una nota che a quel tempo abbiamo fatto fare un po' di lotte. Teresa muore nel convento di Alba de Tormes all'età di 67 anni, dopo un'attività irresistibile seguita all'unione trasformante, al matrimonio spirituale, grado supremo della contemplazione, che unisce e assimila talmente la sposa allo sposo, a Cristo, da farne, notate questa parola un po' difficile, una corredentrice, una creatura capace di operare con il Creatore per la trasformazione del mondo, distribuendo, come precisa opportunamente Ruiz Broich, che è un grande cultore di Santa Teresa, i tesori e la gloria di Dio. Questa è un po' la vita, vado avanti a dirvi ancora 2 o 3 cosette per capire cosa c'è di nuovo, perché nella preghiera abbiamo detto che lei ci ha insegnato una via nuova nella ricerca della perfezione. E qual è sta via nuova? Così sono tutte le cose che causano devozione e che sono in parte acquisite, le sue parole queste, intellettualmente, seppure questa capacità non possa essere meritata né guadagnata se non viene da Dio. Cioè, a un certo punto dice: nella preghiera non sei tu che agisce, non sei tu il maestro, quello che imposta, è il Signore che dentro di te parla. E siccome non è possibile produrre da soli questa quiete, questa contemplazione, non possiamo, dice lei, che soffermarci a considerare l'umanità di Gesù, al fine di poterlo amare e servire in maniera sempre più adeguata. Tipo, gli hanno chiesto: ma come fai tu a stare in estasi tanto quando preghi? Cominciate a guardare e a considerare l'umanità di Cristo. Un'anima può rappresentarsi il Cristo innanzi a sé e imparare ad innamorarsi della sua sacra umanità, tenendola sempre presente, parlando con Lui, implorandolo nelle necessità, affliggendosi nelle sofferenze, rallegrandosi con Lui per le gioie, senza dimenticarlo mai a causa di esse e senza andare in cerca di orazioni studiate, ma servendosi di parole che rispondono ai suoi desideri e alle sue necessità. Questo metodo eccellente di far profitto in brevissimo tempo. Chi si adopera a vivere in così preziosa compagnia e ad avvantaggiarsene il più possibile, amando veramente questo nostro Signore a cui tanto dobbiamo, costui, a mio parere, è già molto progredito. Quindi tu non sai che preghiera fare, fai quelle di Gesù. Padre nostro ce l'abbiamo. Quante altre preghiere ha fatto Gesù? Apriti, vedi, alzati e cammina, no? Vedete, queste, lei ripeteva continuamente queste cose. La connotazione specifica del cristianesimo, dunque, non è tanto l'unione mistica, l'illuminazione, la pace interiore o il distacco dai beni terreni, ma il seguire pedetentim, no? Pedestramente, seguire veramente Gesù e imitare Lui. La contemplazione è un dono poi immeritato che neanche dobbiamo richiedere, perché non costituisce il fine della nostra vita. Il Signore dà le grazie mistiche a chi vuole, come vuole e quando vuole. A me non date ancora. Meditare invece e uniformarci all'umanità di Gesù è il nostro potere, è il nostro scopo, perché per noi Gesù Cristo è via, verità e vita. E ho letto questi pezzi, ce ne avrei anche altri, ma adesso non voglio esagerare. E sarebbe interessante che voi leggiate alcuni dei libri che ha fatto Santa Teresa, perché sono molto capaci di prenderci, insomma, no? Pretendere di occupare da noi stessi le potenze dell'anima e produrre in esse la quiete è una pazzia, diceva. Riprodurre in noi stessi quel che solo Dio è in grado di operare significa smerciare una banconota falsa, e così non otteniamo alcuna sapienza. Ogni volta che ci si sostituisce a Dio si diventa più inebetiti e più freddi.
Cosa insegnano i guru orientali? L'esperienza autentica del Buddha, che è tutt'altra, e la sua vita conferma l'insegnamento di Santa Teresa di tutti i veri mitici. Ho trascorso vari anni leggendo molte cose senza intendere nulla di esse, e per gran tempo, seppure Dio mi concedeva di capire, non sapevo proferire parole atte a far comprendere il mio stato. Questo mi è costato non poco tormento, ma quando Sua Maestà lo vuole, in un attimo insegna tutto in modo che si rimane sbigottiti, e noi siamo in attesa di poter fare questo. In proposito, voglio riportare la testimonianza riguardante Sant'Ignazio di Loyola, che una volta si recò per sua devozione a una chiesa distante da Manresa poco più di un miglio. La strada correva lungo il fiume, tutto assorbito nelle sue devozioni. Si sedette un poco con la faccia rivolta al torrente che scorreva in basso, e mentre stava lì seduto gli si aprirono gli occhi dell'intelletto. Non ebbe una visione, ma conobbe e capì molti principi della vita interiore e molte cose divine e umane, con tanta luce che tutto gli appareva come nuovo. Non è possibile riferire con chiarezza le pur numerose verità particolari che egli allora comprese, solo si può dire che ricevette una grande luce nell'intelletto. Insomma, ragazzi, c'è una vita che noi neanche immaginiamo, e questa la porta direttamente Gesù dentro di noi. Basta che ci lasciamo, lo accogliamo e ci lasciamo fare.